Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. In questa edizione si apre con lo sport, con il calcio. Andrea Sussi, il nuovo allenatore dell'Arezzo, si è presentato questa mattina. Vediamo. Sulla panchina dell'Arezzo torna un ex amaranto. Andrea Sussi è da oggi il nuovo allenatore del Cavallino. Dopo la bella vittoria con la Primavera 3 ottenuta nel giugno scorso, adesso l'incarico di guida tecnica della prima squadra. Tanta emozione, sedere nella panchina Arezzo è un onore, devo riuscire a dividere la parte emotiva dalla parte professionale, questo l'avevo messo in preventivo. Cosa vogliono dire a questo punto della stagione 5 punti di distacco dal primo posto? 5 punti di distacco non sono tanti, viste le partite che mancano ancora, è sicuramente una bella responsabilità, ma me l'assumo. Nella mia vita mi sono sempre preso le responsabilità e ho cercato di portarle a termine e farò così anche ora. Avete parlato con la società di qualche correttivo? No, per ora no, anche se il mercato ha le porte, ma il mio pensiero principale ora è riuscire a far capire ai ragazzi cosa voglio da loro. Oggi, purtroppo, nel calcio di oggi i valori tecnici non bastano, c'è di mezzo anche la corsa. Inizi con una trasferta difficile, quella di Poggi Bonzi. Sì, Poggi Bonzi ha 2 punti sotto noi, quindi sarà una battaglia, però credo che al Poggi Bonzi ora ci penseremo a fine settimana, perché ora ti ripeto che il mio pensiero che ho in testa è quello di far capire ai ragazzi il prima possibile le linee guida che voglio che seguino in partita. C'è da intervenire anche dal punto di vista psicologico sui giocatori? E questo perché la voglia, specialmente degli under, e la pressione di vincere per forza alle volte ti porta ad azzerare l'ossigeno in testa. Invece un grande allenatore mi ha sempre insegnato testa e gambe. Cioè le gambe vengono governate a testa. Se hai gambe, 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 viene fuori un casino. E adesso invece parliamo di cronaca nera. Uno spacciatore, peraltro incensurato, è stato fermato in Via Romana. 27enne incensurato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era da tempo nel mirino della squadra mobile che ne aveva monitorato i movimenti. Gli agenti avevano già accertato alcune cessioni di cocaina, avvenute tutte nella zona di Via Romana, alla periferia di Arezzo. In base agli elementi raccolti, gli ordini arrivavano via telefono e il giovane di origine albanese raggiungeva l'acquirente consegnando una o più dosi. Nel pomeriggio di ieri, dopo l'ennesima cessione, è scattato l'arresto, confortato anche dall'esito della perquisizione domiciliare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti 35 grammi di cocaina purissima, oltre 2.000 euro in contanti, una pistola scacciacani priva del tappo rosso e strumenti utilizzati per il confezionamento dello stupefacente, quali il bilancino di precisione e i ritagli di celofan utilizzati per confezionare la cocaina. In mattinata l'udienza di convalida. E parliamo di sanità, era nell'aria, ha visto l'aumento dei casi ed il CTS ha dato l'ok. La terza dose si dovrà fare alla scadenza dei 5 mesi e non 6 dalla seconda. La Sud-Est si riorganizza. C'è una nuova circolare del CTS a firma di Gianni Rezza, si parla di portare a 5 mesi l'intervallo tra il ciclo primario di vaccinazione e la dose booster. Direttore, qui in ASL come funzionerà? Il termine che prima era di 6 tra la seconda dose e la dose booster diventerà di 5. Questo significa che noi ci stiamo attrezzando e aumentando i posti in agenda e prendendo in considerazione la possibilità di aprire nuovi hub vaccinali in modo da consentire alle persone che vorranno e che hanno fatto la vaccinazione, la seconda somministrazione nei 5 mesi passati, possano fare la dose booster. I tempi per organizzare queste aggiunte? Allora, stiamo aspettando la pubblicazione della comunicazione di AIFA sulla Gazzetta Ufficiale. Una volta pubblicata la notizia sulla Gazzetta Ufficiale siamo operativi da subito. Oggi è già prevista una riunione in assessorato proprio per consentire alle aziende territoriali la massima disponibilità per i cittadini che vorranno fare questa dose booster. Molti però non hanno fatto vaccini mRNA come Pfizer o Moderna, hanno fatto AstraZeneca. Vale lo stesso anche per loro la regola che possono fare la terza dose dopo 5 mesi?
Il principio di richiamo è valido indipendentemente dalla tipologia di vaccino che è stata utilizzata per il ciclo primario, quindi vale per i vaccini a vettore come per esempio AstraZeneca e anche vale per chi ha fatto Johnson & Johnson in un'unica somministrazione. Non importa, la dose booster serve per aumentare la protezione. Cambiamo argomento, tariffe gestite dal Comune a garanzia dei cittadini e concorrenza nei servizi, tutto regolare insomma. Mettere questa trasparenza del disegno di legge concorrenza non piace ai tassisti di Confartigianato che tuttavia non aderiscono allo sciopero in attesa di capire meglio le intenzioni del governo. Una manifestazione dei trasporti, una proposta che Confartigianato, i tassisti di Confartigianato ancora vogliono un attimino analizzare. A grandi linee che cosa si propone di rivedere il governo? Il governo ha presentato un disegno di legge ancora in fase di discussione, quindi deve fare tutto il percorso parlamentare. E anche per questo che non facciamo uno sciopero oggi, perché sarebbe sicuramente troppo in anticipo rispetto ai tempi. Un disegno di legge concorrenza in cui è stato inserito tutto il comparto del servizio del trasporto pubblico non di linea, cercando di andare a scovare quelle che possono essere sacche che non sono aperte alla concorrenza. Questo non è così perché i tassisti di Arezzo sono in concorrenza fra di loro, non per quanto riguarda le tariffe, perché le tariffe sono amministrate dal comune, ma sono in concorrenza per quanto riguarda le tipologie delle autovetture, cercare di differenziare il servizio. Non è stata una scelta facile quella di non aderire allo sciopero, perché i contenuti tra virgolette dello sciopero sono più che legittimi. Però è un attimino quello che pensiamo noi prematuro, perché come la nostra categoria sempre e sempre farà, il dialogo prima, un confronto prima e poi magari vediamo. Una cosa che ci dispiace tanto, e lo dico da tassista soprattutto, che dopo un anno e mezzo veramente, no difficile ma di più, noi abbiamo lavorato 24 ore su 24 tutti i giorni anche in pieno lockdown, siamo tornati a casa con 0 euro e l'abbiamo fatto con il cuore, perché sapevamo che anche una persona, un nostro cliente, avesse avuto bisogno e noi ci s'era. E in un momento del genere andare a dittare ai tassisti un qualcosa del genere, sinceramente ci dispiace. Presentato al San Donato il progetto Giona, che vede impegnate le scuole, la ASL ed il Calcit nella prevenzione degli stili di vita, coinvolgendo gli studenti. Con molti partner, fra i quali anche l'università, le scuole del territorio, le scuole superiori, il Rotary, il Calcit torna a portare nelle scuole superiori il progetto Giona. A maggio ci saranno i risultati per un buono stile di vita, ma non soltanto questo. Questo è un progetto che alla fine ha un obiettivo abbastanza semplice, quello di rendersi consapevoli che seguire un modello di corretto stile di vita alla fine ci evita appunto di ammalarsi e di riflesso ovviamente evita anche un costo alla sanità pubblica, no? Che vediamo già oggi che con la pandemia, con le malattie solite, ovviamente poi anche il sistema sanitario rischia. Noi sono 6 anni che abbiamo iniziato questo percorso e continuiamo a farlo, continueremo anche nel prossimo futuro. Noi siamo molto interessati ai problemi dei ragazzi, ma anche all'ambiente, quindi il progetto si svilupperà anche nel campo dell'ambiente per far capire ai ragazzi che dobbiamo avere un buon stile di vita, ma anche stare attenti a dove viviamo, come viviamo e come possiamo anche creare un futuro per loro, perché poi di fatto il futuro è loro, non è nostro. Direttore, in qualche modo il Calcit vi aiuta in quelle che sono le cure primarie, la prevenzione? Ma il Calcit è sicuramente un partner straordinario, la prevenzione però non è un obiettivo solo del Calcit o solo dell'azienda, è un obiettivo di ognuno di noi. Ognuno di noi deve fare la sua parte, in questo caso i ragazzi imparano, ascoltano i professionisti dell'azienda e poi adottano comportamenti e stili di vita appropriati.
A Roma la presenza del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è stato presentato il calendario della Polizia di Stato 2022. Quest'anno il calendario è stato affidato interamente alla prospettiva dei suoi appartenenti, poliziotti che si sono riscoperti fotografi. Per questa edizione il ricavato della vendita del calendario sosterrà il progetto del Comitato dell'Unicef Onlus COVAX per accesso equo e globale ai vaccini, che consentirà di estendere la campagna vaccinale ai bambini nei paesi più poveri del mondo. E al Teatro Signorelli di Cortona, nuovo appuntamento promosso dalla Fondazione Nicodemo Settembrini. Il giornalista e scrittore Antonio Padellaro ha presentato il suo ultimo libro ed ha proposto una serie di riflessioni sul paese Italia. Ha scelto Cortona per presentare il suo ultimo libro, Sette cose di cui vergognarsi, ora e allora. Al Teatro Signorelli, su iniziativa della Fondazione Nicodemo Settembrini, Antonio Padellaro, giornalista e scrittore, ha offerto un accurato ripasso dell'Italia peggiore, compiuto attraverso la narrazione di quanto osservato durante la sua lunga esperienza professionale. Ci portiamo dietro tante eredità del passato che questo la pandemia ha in qualche modo esaltato. Per esempio, io cito l'adulazione dei potenti, non è un fatto nuovo. Ma è evidente che quando è arrivato Mario Draghi si è scatenata, soprattutto da parte di una certa informazione, l'ira di Dio, mancava poco che dicessero che camminava sulle acque. Ma poi tra le vergogne di questo paese c'è anche il fatto che molti non si sono convinti e non hanno capito che la vaccinazione è l'unico strumento che abbiamo per uscirne, e questa è una cosa molto grave. Poi io cito anche la sottomissione a certe cosche, parliamo di mafie, parliamo di massonerie più o meno deviate, insomma di elementi su cui riflettere ce ne sono tanti. Un libro dedicato a chi è troppo giovane per sapere e a chi è troppo vecchio per ricordare, una sorta di diario arrabbiato sugli errori da non ripetere. Non bisogna continuamente rimpiangere il passato, noi abbiamo un passato tragico. Oggi noi abbiamo altre forme di odio, l'odio social, ma fortunatamente quei fatti di sangue non ci sono più, quindi riguardiamo anche il fatto che il paese va avanti e che soprattutto le famose giovani generazioni, che avrebbero molto di cui lamentarsi, però stanno dando un impulso a cambiare proprio la mentalità italiana. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera, subito dopo il telegiornale delle 20:30, appuntamento con Diritto di Replica, settimanale di informazione giuridica. Subito dopo 9:10, informazione d'attualità. La serata proseguirà con Ben Godi, con Alex Revelli Sorini e Riccardo Ciccarelli. Argomento della puntata odierna, il progetto Next Generation di Confartigianato Arezzo. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.